Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Scusate, la devo fermare perché noi siamo andati al centro per l'impiego a Roma. A Palermo è un disastro, l'abbiamo visto 2 settimane di seguito. A Roma, guardate cosa succede. A Roma c'è la sinistra al potere, quindi lei, Gubitoso, mi può dire che è la destra che non vuol far funzionare. Guardate cosa è successo, Valerio. A Palermo si chiama Orlando. Oggi andremo con te, Valerio, in alcuni centri per l'impiego di Roma per offrire lavoro e cercare personale. Sì, cosa già fatta e rifatta nel corso degli anni, ma non ho avuto mai nessuna telefonata, nessuna risposta da nessuno. Questo è lo storico centro per l'impiego di Roma Cinecittà, uno dei più grandi di tutto il Lazio. Guarda, siamo alla ricerca di personale, sono un'azienda. Ma qui non c'è nessuno per... Tutti i servizi lavorano da remoto. Eccola qua. Allora, questa è la mail. Sì. Questi sono i numeri di telefono. Fisicamente non c'è nessuno con cui parlare per capire. Allora, come si fa? Ci sono delle persone che fisicamente lavorano per appuntamento. Messaggio gratuito. Il cliente... Non iniziamo benissimo. No. Siamo schiaccianti, il numero selezionato non è attivo. Ci hanno detto di chiamare queste persone che sono in smart working. Entrambi irraggiungibili. Ci siamo spostati a Torre Angela, altro centro per l'impiego. Vediamo se qui riusciamo a reperire 2 dipendenti per l'attività di ristorazione di Valerio. Vuoi c'è l'appuntamento? No. Prego, parlate col collega, poi se mai... Grazie. Prego. Cerchiamo del personale. Sì. Che personale cercate che già parlo con la collega? Cerchiamo nella ristorazione. In nella ristorazione. Sì. Aspetta, ma non c'è il responsabile. Ma che c'è? Non c'è stato. Allora, avevo ragione, oggi non sono presenti in sede. Non c'è nessuno al centro per l'impiego. L'ha detto che fa queste cose, non ci sono. Sono 2, ma uno, l'altra sta poco bene. Una è smart working e una sta poco bene. Mandatemi me. Ennesimo tentativo, ci siamo spostati in zona San Basilio. Qui c'è il centro per l'impiego Tiburtino. Ce la faremo a parlare con qualcuno? Io sono alla ricerca, con una figura da banchista. Voi non avete qui già dei candidati? Non possiamo fare in questa maniera, dobbiamo pubblicarla, rendere pubblica l'offerta che fa sul sito della Regione Lazio. Solo sul sito della Regione va? Sì, dove voleva mettere? Quindi in sostanza mettete un annuncio. Sì. Quello possiamo fare anche noi su un portale qualunque. Noi adesso, sono sincera, abbiamo un problema. Prima di luglio dell'anno scorso c'era un sito che era dedicato proprio ai centri impiego, spazio lavoro. Questo portale nostro è zompato, detto proprio volgarmente, non l'hanno ripristinato. L'unica cosa che possiamo fare, possiamo chiedere se ce lo pubblicano anche su Facebook. Che tipo di contratto pensate di offrire voi? Noi per il momento offriamo un contratto turistico, diciamo che la retribuzione va dai 1.250 ai 1.500. Speriamo che la gente si cambi. Perché c'è il rischio che vada a vuoto l'annuncio. È zompato, ma cioè vi rendete conto? È zompato. Io non ho parole, cioè lo trovo vergognoso per chi cerca lavoro, per chi ha idee, che ha voglia. Iz è andato fino là, ha perso tutta una mattinata per noi. Abbiamo perso tutta una mattinata. Tra l'altro ci danno pure il numero sbagliato. Sì. Ci prendono pure in giro, vi prendono gente come voi in giro, perché vi danno anche il numero sbagliato. In realtà alla fine poi siamo riusciti. A Roma, la capitale europea del mondo, come noi pensiamo di essere i primi, diamo lezioni a tutto il mondo. Che vergogna! Ma che è successo?